Eccoci qua, finalmente ritornati sul video carrellata dei titoli in uscita il mese prossimo, luglio in questo caso. Io vi chiedo subito di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di seguirmi poi anche su Instagram e su Facebook, sempre come Spacciatore Seriale. Questo video, come sempre, è in collaborazione con i miei amici di Non Solo TV. È un rotocalco web, c'è il profilo Instagram in cui praticamente ci raccontano tutti i retroscena del mondo della musica, del cinema, delle serie TV, del teatro, dello spettacolo in genere. Seguiteli, vi raccomando. Però adesso è arrivato il momento di tuffarci in questa carrellata che a mio avviso è veramente interessante, perché luglio, vabbè, siamo un po' tutti in vacanza, però ci sono delle cose che dobbiamo vedere e io le ho selezionate per voi. Partiamo quindi con questa carrellata. Unsolved Mysteries, prima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, di genere criminologia. È il reboot di un celebre programma americano che si occupava di crimini e sparizioni irrisolte, fatti veri e agghiaccianti misteri. Secondo me è carina. Anna, seconda stagione, distribuita con sottotitoli in italiano dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video, di genere drammatico azione. È un adattamento televisivo del film omonimo del 2011. Segue una giovane donna a subire un durissimo addestramento da suo padre, un ex operativo della CIA, per diventare un'assassina infallibile. Gangs of London, prima stagione, in onda ogni lunedì su Sky Atlantic e Now TV, di genere azione poliziesco drammatico. Una Londra lacerata dalle turbolente lotte di potere tra clan internazionali rivali dopo l'assassinio del capo di una delle più potenti famiglie criminali della città. Stateless, prima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix. Un thriller ambientato in Australia. Una donna scompare nel nulla, avvolta dal mistero. I suoi cari cercano di ritrovarla. Quella donna è costretta a scappare. Little Voice, prima stagione, su Apple TV. È una commedia romantica. Little Voice esplorerà il viaggio universale per trovare la propria voce autentica nei primi anni 20. Viene descritta come una storia fresca e intensamente romantica della ricerca per trovare la tua vera voce, quindi il coraggio di usarla. P-Valley, prima stagione su Stars Play. P-Valley si presenta come un affresco deciso e impenitente sulle vite di un gruppo di donne impiegate in uno strip club nel delta del Mississippi. Un'oasi di sabbia e scintilli dove si fatica ad andare avanti e la bellezza non è qualcosa che si trova facilmente. Cursed, prima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, di genere drammatico fantastico. Rivisitazione della leggenda arturiana vista con gli occhi di Nimue, una ragazza con un misterioso dono destinata a diventare la potente dama del lago. Come vendere droga online in fretta, seconda stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, ispirata a un fatto realmente accaduto. Infatti la trama si basa sulle vicende che ha visto protagonista un ragazzo di soli 20 anni. Moritz ha creato un impero della droga dalla sua cameretta a Leipzig in Germania. The Umbrella Academy, seconda stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, di genere fantastico azione. Una serie TV, adattamento del comic book omonimo firmato da Gerard Way e Gabriel Ba, racconta di una famiglia disfunzionale di supereroi. Luther, Diego, Allison, Vania, numero 5 e Klaus dovranno scoprire cosa è successo al loro padre adottivo, Sir Reginald Hargreaves, detto il Monocolo.
Normal People, prima stagione su Starz Play. Commedia romantica. La serie segue Marianne e Connell durante il loro periodo di scuola secondaria nella contea di Sligo, sulla costa atlantica dell'Irlanda, e successivamente come laureandi al Trinity College di Dublino. Il focus è principalmente la complessa relazione di Connell e Marianne. Mamma mia, che titoli, anche a luglio, cioè insomma l'imbarazzo della scelta, quindi segnatevi con gli appunti quello che vi ho detto e vi scegliete la serie TV che preferite. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche video e se volete potete trovarmi e seguirmi anche su Facebook e su Instagram sempre come Spacciatore Seriale. Saluto anche i miei amici di nonsolo.tv, questo rotocalco web che si occupa di spettacolo in genere, cinema, serie TV, televisione, teatro, insomma musica. Seguiteli, mi raccomando. E io adesso è arrivato il momento fatidico del nostro saluto. Anche in tempo di coronavirus ancora, io però non ce la faccio e vi bacio con la lingua per affetto e per stima. E vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!